Rieccoci di nuovo in diretta da studio per una nuova puntata di Pronto Medicina Facile, dedicata in questo caso alla prostata, quindi argomento che riguarda soprattutto noi maschietti. Cercheremo di collegare chi soffre di qualche disturbo della prostata alla qualità della vita, vedere come può migliorare la propria qualità della vita. Intanto vi ricordo i nostri numeri di telefono per interagire con lo specialista ospite in studio: 0871 58 73 232 58 73 233, oppure potete scrivere all'indirizzo mail salute@rete8.it. Parliamo di prostata e qualità della vita grazie alla competenza del nostro graditissimo ospite. Buonasera e bentornato al dottor Paolo Pompa. Buonasera dottore. Buonasera, la posso ringrazio. Dire un vecchio cliente di questa. La ringrazio dell'invito. No, grazie a lei, sempre gentile e disponibile. Responsabile unità funzionale di urologia a Casa di Cura Pierangeli di Pescara. Intanto, prima di arrivare a parlare della prostata, vogliamo un po' sensibilizzare i nostri telespettatori sull'importanza di sottoporsi a una visita da uno specialista, anche per capire magari altre problematiche che noi non avvertiamo, non pensiamo di avere, e poi arrivare a capire se potrebbero esserci disturbi legati alla prostata. In realtà quello che sta succedendo il più delle volte è forse cercare di tranquillizzare le persone. Noi, i pazienti ormai arrivano da noi già con degli esami, già un po' informati in modo troppo generalista, a volte preoccupati da informazioni non veritiere, o perché arrivano magari attraverso internet, per esempio. Dottor Google. Io penso che sia lo strumento più terrorizzante. Dottor Google. Assolutamente. Quindi noi serviamo sicuramente per fare una corretta diagnosi. Più delle volte mi rendo conto che la prima parte del colloquio con i pazienti è essenzialmente chiarificatrice, cioè noi dobbiamo cercare di chiarire alle volte di cosa ci stiamo occupando, cercando il più delle volte di ammorbidire i toni il più possibile, perché se ci mettiamo anche noi a terrorizzare le persone, oltre appunto, come abbiamo detto, internet, veramente il paziente ne esce sconcertato. Guarda, le dico solo che nonostante ho il cellulare silenziato, perché lo tengo a disposizione nel caso mi dovesse magari anche chiamare la regia per qualche urgenza, appena ho detto dottor Google è partito, ecco alcuni risultati trovati, quindi sta zitto, non te muove. Senta, quella diapositiva che abbiamo appena visto, allora, Danilo la può rimettere per cortesia in onda, così spieghiamo anche questi vari passaggi. Allora, questa diapositiva mi piace moltissimo, perché questa è una diapositiva che cerca in qualche modo di mettere al centro di tutti i nostri discorsi il paziente. Una volta, io mi ricordo che c'era un famoso cattedratico romano che visitava le persone un po' come il famoso film di Alberto Sordi, con un andirivieni di persone velocissimo, dove lui visitava e diceva soltanto operare o non operare. Ora, invece, ormai questa cosa non è più assolutamente da considerare. Noi dobbiamo, ma lo dico sinceramente, più delle volte mi devo impegnare anch'io perché è un lavoro difficile da fare, quello di mettere al centro il paziente come sue necessità, perché ogni paziente è diverso da un altro, sia per l'età, sia per la storia di ognuno di noi, la sua situazione familiare. Quindi noi dobbiamo cercare di capire per prima cosa chi abbiamo di fronte, quali sono le sue necessità, perché la qualità della vita che ci viene richiesta da un cinquantenne è molto diversa di una qualità della vita che ci chiede un ottantenne. Fondamentalmente dobbiamo quindi seguire, oggi si dice ritagliare come un sarto, la corretta terapia per ogni paziente, perché se noi ci comportiamo come Google, ogni paziente è uguale a un altro e quindi potremmo trattarli semplicemente come se fossimo dei computer. E questa è l'importanza di questa diapositiva. Parliamo di prostata, brevissimamente, che funzioni ha, così facciamo il riassuntino anatomico della prostata e poi vediamo anche quali sono le patologie più importanti che incidono tantissimo sulla qualità della vita. La prostata è un organo molto importante perché produce
il 30% circa del liquido seminale serve in qualche modo a rendere vitali e con capacità fecondanti ideali i nostri spermatozoi. Quindi è un organo che naturalmente serve per la nostra riproduzione, è molto importante, si trova al di sotto della vescica, questo è in qualche modo è attraversato dall'uretra e quindi dalle urine l'attraversano e fondamentalmente il problema di fondo è che con l'avanzare degli anni la prostata tende a crescere in quasi tutta la popolazione, poi in una percentuale minima può dare dei problemi clinici, cioè può dare dei disturbi veri e propri legati a purtroppo alla minzione, cioè il paziente ha dei disturbi a urinare naturalmente. L'ipertrofia prostatica benigna, lo sappiamo un po' tutti, è sicuramente la patologia più diffusa, no professor? Sì, dottore. Sì. Assolutamente sì, io dico sempre che in qualche modo dal punto di vista istologico la colpisce il 100% degli uomini. Poi le variabili a proposito di colpire il 20, il 30% degli uomini dal punto di vista funzionale è quando il paziente comincia ad avere i disturbi che poi vedremo, irritativi, ostruttivi, legati a questa ipertrofia prostatica. Queste cose naturalmente incidono assolutamente, come dicevamo sì, prima, sulla qualità della vita delle persone. Età di insorgenza è lì tra i 55 e i 75 anni, quello è il range di... Esatto. Certe volte mi arrivano le persone sulla quarantina che mi dicono mi hanno fatto una diagnosi di ipertrofia prostatica e lì uno rimane un momentino sconcertato perché sappiamo che non è quella l'età dove... E quindi a volte si confondono le diagnosi con... anche probabilmente per le informazioni generiche che ci arrivano. Quindi diciamo che l'ipertrofia prostatica è del sessantenne, è della mia età. Della nostra età. Mi ci metto anch'io, anche perché sono più vecchio di lei. Come si manifesta, dottor Pompa? I disturbi, come dicevo prima, possono essere divisi in irritativi e ostruttivi. Cioè il paziente... Abbiamo visto anche le pubblicità dei farmaci sì, in televisione, dove appunto si alzano la notte, disturbando naturalmente la compagna, e dover in qualche modo avere l'urgenza di dover andare in bagno. E questi sono i sintomi, diciamo, più irritativi, che sono anche quelli più fastidiosi per le persone. Poi ci sono i veri e propri sintomi ostruttivi, quando proprio la persona comincia a far fatica a svuotare la vescica perché l'ostruzione è troppo importante e quindi il getto diventa più debole. Ora, io ho voluto evidenziare in rosso che noi però dobbiamo curare solo quello che è patologico. Mi spiego, nessuno è come a 18 anni in nessun campo della propria... delle proprie attività. Ora, noi non dobbiamo paragonarci... Molte persone arrivano in ambulatorio e mi dicono io non ero così prima. Non dobbiamo paragonarci su come eravamo prima. Noi dobbiamo paragonarci verso la media dei sintomi e dei disturbi che hanno le persone, gli uomini in questo senso, in questo caso, della nostra età. Cioè alzarsi una volta per notte quando prima non era così... A volte non è un segno legato all'ipertrofia prostatica, è legato ad alcune altre condizioni che non c'entrano niente. Quindi noi dobbiamo capire che alcuni sintomi sono, tra virgolette, fisiologici. E dobbiamo invece curare quando questi sintomi stanno diventando patologici. Ma generalmente il patologico se ne accorge più subito il paziente. Cioè il paziente che ci dice io così non voglio più stare è il paziente che ha raggiunto quel livello di insopportazione verso i sintomi per cui è necessario, ed è il motivo per cui vengono poi in ambulatorio. E questo praticamente fa nascere spontanea la prossima domanda. Tutti questi sintomi che lei ci ha appena elencato, quanto incidono sulla qualità della vita? Anche diurna, non solo notturna. Assolutamente, questa è una domanda interessantissima, perché io faccio sempre l'esempio di quanto può essere differente alzarsi due volte la notte in un uomo di 59 anni piuttosto di un uomo di 79 anni. Il 59enne il giorno dopo deve andare a lavorare e alzarsi due volte la notte è un disturbo veramente che peggiora molto la propria qualità della vita. L'uomo di 79 anni che si alza due volte la notte non viene quasi
forse non gli interessa nemmeno, si alzano, guardano la televisione, aprono il frigorifero, mangiano qualcosuccio e ritornano a letto, magari anche disturbando il problema di riaddormentarsi, però non è, sì, non assolutamente, è così automatico che no, uno sì, è proprio questo, è molto importante, io questa domanda la faccio molto alle persone, lei ha un sonno leggero o un sonno pesante? Perché ci sono anche differenze da questo punto di vista, persone che hanno una estrema difficoltà nel riaddormentarsi, o persone che si rimettono a letto e piombano immediatamente in un sonno profondissimo. Posso dire beati loro, io ogni volta faccio un po' di fatica a riaddormentarmi. Quindi io volevo far presente soprattutto quante sono le variabili che incidono sulla nostra qualità della vita. Cioè, quindi ogni persona è differente da un'altra e ogni persona diventa differente anche da se stessa col passare degli anni e cambiano anche le esigenze. Tanto è arrivata una mail, tra poco gliela leggo, anche perché è uno che vuole notizie del PSA e poi famoso famigerato, no? PSA. Intanto, a proposito di questo, vediamo: per una diagnosi certa e sufficiente una visita specialistica, vengono prescritti degli altri esami, dottore? Noi col tempo abbiamo capito che basta veramente molto poco. La visita urologica è molto semplice, andrei avanti con le diapositive per far vedere i due esami fondamentali che sono un'uroflussometria, che è per capire veramente dal punto di vista funzionale come il paziente si svuota, e un esame del sangue che si chiama PSA, che ormai conoscono tutti. Quindi non bisogna fare mille cose, questi sono gli esami di primo livello. Con questi esami di primo livello e con un'ecografia fatta durante la visita ambulatoriale, ormai l'ecografo, bisogna dire la verità, è il prolungamento delle nostre mani, sì. Ormai non c'è un medico che non ha comunque un ecografo a portata di mano per completare il proprio esame obiettivo. In questo modo abbiamo le idee precise su, accoppiando i sintomi del paziente con queste tre informazioni, che come sta veramente il paziente, se un paziente è in una condizione, tra virgolette, come dicevo prima, fisiologica, parafisiologica, oppure ci troviamo in una condizione patologica e allora lì bisogna intervenire. Sì. Abbiamo un'altra diapositiva che Danilo può mettere in onda, anche perché a proposito dell'uroflussometria, qui ci fa capire una situazione normale è una situazione un po' deficitaria, diciamo così. È comprensibilissimo che chi urina ostruito da ipertrofia prostatica ha un flusso più lento e ci mette molto più tempo per finire la menstruazione. Questo ce lo dicono già i pazienti, ma questo è un modo per rendere oggettivo un dato soggettivo del paziente, perché d'altra parte noi ci dobbiamo pure aggrappare a qualcosa, sì, per fare una corretta terapia poi. E comunque è una certezza, questi tre esami sono una certezza. Basterebbero questi tre esami per avere già tantissime informazioni. Giovanni da Penne, ho 49 anni, effettuo le analisi del sangue ogni 12 mesi, dieta mediterranea, vado a camminare due volte a settimana. In famiglia non ci sono mai stati casi di cancro prostatico. Chiedo, nella prevenzione, oltre a controllare il PSA, si può fare altro? E qual è il valore corretto del PSA? Poi c'è una telefonata per lei, dottor Ponte. Allora, la prevenzione per quanto riguarda il tumore alla prostata non esiste. Partiamo da questo presupposto. Quello che noi facciamo è una diagnosi precoce, cioè noi con gli esami, col PSA, e poi vedremo c'è anche la risonanza magnetica, fondamentalmente noi facciamo una diagnosi più precoce di una volta, quando il paziente si presentava con un tumore alla prostata, magari una fase molto avanzata. Esistono degli studi che dicono che alcuni alimenti, poi li vedremo anche più avanti, ho preparato una diapositiva, possono in qualche modo aiutare una vita il più possibile poco sedentaria, per esempio un'attività fisica regolare possa aiutare, però non ci sono realmente delle prove. Non c'è nulla che possa, perché le tre cose fondamentali che sappiamo sul tumore alla prostata è che aumenta l'incidenza con l'aumentare dell'età, e l'età non è, dobbiamo aumentarla, dobbiamo invecchiare, non possiamo fermarla. Due, l'aspetto
della razza, perché sappiamo per esempio che diciamo, gli uomini di colore hanno un aumentato rischio di tumore alla prostata e anche lì non possiamo farci niente. E la terza cosa è una familiarità, cioè questo è un qualcosa che bisogna stare un po' attenti, cioè nel senso la vera familiarità non è mio padre ha avuto un tumore della prostata, perché questo non è familiarità. La familiarità è quando mio padre è morto di tumore della prostata, un fratello più grande che ha tumore della prostata, e lì bisogna un momentino addrizzare un po' le orecchie. 2202, do spazio volentieri a questa telefonata, pronto Rete 8? Buonasera. Buonasera a lei, da dove chiama? Dalla provincia di Chieti. Prego. Volevo fare una domanda al professore. Prego. Possibile. È tutto suo. Io sono stato operato nel 2017. Aspetti, che non abbiamo capito. Può ripetere per cortesia? Sono stato operato alla prostata. Sì. Nel 2017. Nel 2017, sì. Sì. Adesso volevo chiedere a lui che cosa dovrei fare, che controllo mi consiglia di fare. Per vedere le condizioni che mi sto messo. Ok, allora tanto resti in linea perché se il dottore sì, Pompa perché, allora, deve fare delle domande. Io, prego. A parte che non ho sentito molto bene, ma è stato operato nel 2017, sì? Ma per una ipertrofia prostatica o per un tumore della prostata? Per neoplasia. Per tumore della prostata. Sì, sì, sì. Immagino che in base al referto istologico le abbiano detto qual era la situazione di partenza, perché quella è naturalmente la cosa più importante, cioè se per esempio i margini erano negativi, cioè se è stato asportato tutto, se i linfonodi erano negativi. Allora in base a questo si fa un programma di follow up del paziente, cioè viene seguito il PSA, il cardine di tutto, e in base a com'è il PSA si possono gestire altri esami. Il suo PSA, sì. Il suo PSA attuale com'è? Adesso è 006, 0010, ogni 6 mesi lo faccio. È perfetto, guardi, perché a noi interessano, quando lei ha i decimali, allora ci possono interessare. Ma lei è sui centesimi, quindi è 00, quindi sì, si sì. Parla di dosaggi, praticamente di un PSA indosabile quando si dice questi valori. E quindi finché rimangono i centesimi, lei può stare molto molto tranquillo. Per di più sono passati già 5 anni, 6, quindi io sarei molto controllo. Deve fare qualche controllo. Lei, no, se il PSA è così basso, nessun altro esame serve. Può stare tranquillo. Grazie. Grazie a lei. E metto giù anche perché abbiamo qualche problema di collegamento telefonico. Tra l'altro, c'è un'altra telefonata per il nostro ospite. Pronto, Rete 8? Pronto? Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Chiamo dalla provincia di Pescara. Prego. Senta, mio marito è già 4-5 anni, che ha sempre il PSA alto, 15 e qualcosa. Ha fatto 3 risonanze, 3 biopsie, però sempre negative. Però sto PSA è sempre alto. Volevo sapere dal dottore. Sì, allora resti in linea perché magari se lo so, devi chiedere l'età, qualcosa. Guardi, lei ha detto, ha fatto una domanda meravigliosa, perché noi ce lo stiamo chiedendo da tanto tempo. Se non stiamo esagerando a volte nel fare esami e accertamenti. Allora, la domanda che faccio io a lei, il PSA è stabilmente 10, 15, cioè questi valori, o sta crescendo? Veramente da 4, 5, 7, 8, poi è arrivato a 15. E da quanto tempo è 15, diciamo così? Da 15 è un annetto. Allora, guardi, lei ha fatto il massimo, suo marito ha fatto il massimo, perché ha fatto i controlli del PSA, ha fatto la risonanza magnetica, immagino che quindi ha fatto le biopsie fusion, cioè le biopsie, sì. Mir, esatto. Lei più di così non può fare e deve stare tranquilla. Noi, a proposito di quello che dicevamo prima, è che a volte noi dobbiamo cercare di tranquillizzare le persone, perché se suo marito avesse avuto qualcosa di potenzialmente grave,
sarebbe emerso da tutte queste cose, quindi è molto probabile che suo marito, come tante persone, viaggia stabilmente con valori di PSA più elevato per fatti infiammatori di vecchia data e che non ha un tumore della prostata. D'altra parte non può fare nient'altro che quello che ha fatto, veramente. Credo che può stare tranquillo con ma questi molto valori. Io non ho mai sentito di una persona che ha fatto 3 risonanze magnetiche e 3 biopsie, quindi più di così non può fare, veramente. Grazie dottore, in bocca al lupo alla signora per suo marito. 2207, altra telefonata. Pronto, rete 8? Pronto, buonasera. Buonasera a lei, da dove chiama? Chiamo da Pescara, saluto il professore. Prego. Professore, buonasera. Buonasera. Io sono stato operato da lei circa 23 anni fa. 23 anni fa. Ipertrofia muscolare, ipertrofia prostatica. Adesso da qualche anno, sono da 2-3 anni che assumo Ofuxal la sera prima di andare a dormire. La minzione, a prescindere che mi fa un effetto di erezione, non so se si può dire, ma per un 5, dopo 3 ore assunte ho una forte la minzione è abbastanza lenta per un periodo, però durante la giornata la minzione è efficientissima, va molto molto. Sì. Secondo lei è il problema di Ofuxal, va cambiato, può essere che già sono 2-3 anni che lo prendo, ma allora, va sostituito con un altro medicinale, questo volevo sapere. Allora, resti in linea, dottore. Allora, è stato operato, diciamo, 20 anni fa di ipertrofia. 23. Quando ha cominciato? Ma ha operato lei a Chieti. Ok. Quando ha ricominciato a prendere l'Ofuxal, l'ha preso per qualche motivo, cioè l'ha preso perché aveva dei disturbi, se no perché l'ha ripreso? PSA 1.2, no, il PSA tutto no, il PSA la minzione non era eccezionale. Perfetto. Allora, la domanda è chiara: prendendo l'Ofuxal ha avuto dei benefici? Sì e no. Guardi, fondamentalmente è quello che emerge da quello che sta dicendo, cioè non è detto che a questo punto lei ne abbia bisogno, perché allora prima cosa bisognerebbe rifare quell'esame che avevo fatto vedere prima, una uroflussometria, così abbiamo un dato oggettivo, perché lei mi ha detto di notte faccio fatica, di giorno invece non faccio fatica per niente. È giusto, più normale. Quindi non vorrei che ci sono altre componenti, perché magari ci possono essere tante altre componenti, e allora per rendere oggettivo un dato ci vuole una flussometria, in modo tale che sa se le serve o no quello Fuxal, perché magari sta prendendo un farmaco inutilmente. E poi magari valutare eventuale farmaco. Sì. Quindi deve fare un uroflussometria. Sì, almeno abbiamo un dato, se no non abbiamo un dato chiaro. Se lei deve prendere un farmaco perché la notte ha dei problemi, mentre il giorno non le ha, mi sembra non proprio indicatissimo, ecco. Bene così, altre domande per il dottor Pompa? Non volevo fare altre domande. Velocissimo, perché ho un'altra telefonata. Ho provato a prenderlo per 2-3 giorni, a non prenderlo, e ho sofferto di incontinenza. Beh, ma lo Fuxal non tratta proprio il tipico caso dell'incontinenza. Anche un urinocultura non sarebbe male, per vedere. Lei tutto non eccede. Regolare. Lei non eccede. Cistoscopia tutto regolare. Beh, allora, non è che eccede magari con qualche alimento particolare, no? Peperoncino, no. Non esagera col peperoncino? No, mi ricordo sempre quello che mi disse il dottor Pompa. Okay. Peperoncino. Va bene, basta non esagerare. Una tandem. Seguo i consigli del dottore, faccio un uroflussometria, lo faremo. Grazie, in bocca al lupo anche a lei. 2211, altra telefonata. Pronto, rete 8? Pronto? Pronto? Sì. La ascoltiamo, è in diretta, buonasera. Comincia a fare la domanda al dottore.
Sì, prego. Dipende pure dal lavoro che si fa, il tumore alla prostata, o dipende sulle tre cose che ha detto il dottore? Allora, dipende dal lavoro che fa il tumore della prostata oppure... No, non c'è... Lei che lavoro fa? Agricoltore. Da dove chiama? Provincia di Chieti. Provincia di Chieti. Allora... No, non c'è nessun lavoro che può causare il tumore della prostata, fondamentalmente. No, come adoperi i veleni, tutte queste cose, un po' chimiche, queste cose, un po'... Come adoperi i veleni, adoperi nel campo dell'agricoltura. No, purtroppo quelli possono essere, per esempio, alcuni prodotti, concimi, eccetera, eccetera, che possono contenere qualcosa di dannoso. C'è stata una relazione a volte con i tumori della vescica, ma non con la prostata. Ah, no, con la prossima, capite. Va bene, più tranquillo. Va bene, ringrazio di tutto. Sì, ma lei non li adoperi i veleni in campagna, però. Sì, la sono dopo sempre della maschera, mi sto attento. Sì, no, non li adoperi per niente. Andiamo sul biologico. Lo so, purtroppo ci sono dei trattamenti, si deve fare per forza, non posso fare a me. C'ha ragione anche lei. Io lo so, biologico, non si riesce tanto a fare del tutto. C'ha ragione anche lei. Faccia il possibile per... Virare tutto sul biologico. Grazie, auguri. Altra telefonata, pronto rete 8? Salve, buonasera, informazione. Sì, da dove chiama? Io da Pescara. Prego. Allora, mi sono operato di tumore alla prostata 2 anni fa, quindi sono 7+4+3. Aspetti, non abbiamo capito. Sì, allora, è stato operato di tumore alla prostata qualche giorno fa? No, 2 anni fa. Poi? Sto ripetendo l'esame di PSA ogni 3 mesi, regolarmente. Sì. L'esame risulta sempre buono, insomma, 0,1, 0,01, 0,02 massimo. Insomma. Volevo sapere, ogni 3 mesi controllo il PSA, ma quali accertamenti ulteriori dovrei fare? Allora, abbiamo qualche problema. Danilo, riusciamo a migliorare un attimo la qualità della telefonata di questo signore? Comunque... Diceva 0102, no, giusto? No, 001. 001. 001 regolarmente, massimo 002 da ogni 3 mesi, lo ripeto, e insomma, volevo sapere quali altri accertamenti converrebbe fare oltre questo. Sì. Nessuno. È un po' la stessa domanda che mi ha fatto un paziente prima di lei. Con valori così bassi di PSA 0,0, cioè siamo sui centesimi, non bisogna fare nessun esame, perché nessun esame, la PET in primis, è attendibile con valori di PSA così bassi. Quindi lei è guarito clinicamente con questi valori di PSA. Naturalmente bisogna tenersi sotto controllo, perché è una prostata, la prostata, come purtroppo anche un altro, il tumore della mammella, sono due tumori che hanno bisogno di un follow-up molto più lungo di tanti altri tumori, e quindi bisogna tenersi sotto controllo per molto tempo, e quindi continuerà a fare PSA. L'unica cosa che le posso dire, sempre a proposito di tranquillizzare le persone, che non va bene farlo ogni 2 mesi. Stia tranquillo, va bene ogni 6 mesi, Cioè, ma sul serio... Io lo facevo ogni 3. Può allungare, ma glielo dico per cercare di allontanarla e allontanare le persone dall'idea di essere malati costantemente. Certo. Lei, ho capito. Lei può stare tranquillo con questi valori, li può fare ogni 6 mesi. Non cambia niente. Grazie. Bocca al lupo, bene, e auguri anche buonasera al nostro amico. Oh, non ho capito se Danilo ha un'altra telefonata, stendo qualche secondo così mi dà indicazioni in diretta, perché vedo sì, c'è un'altra telefonata per lei. La prossima volta facciamo una puntata terrore PSA, sì, perché sono, almeno da quello che dicono anche dalle mail che arrivano, c'è... Ma lei pensi? Adesso qui c'è un libro. Parliamo della telefonata e poi commentiamo questo. Pronto? Pronto rete 8? Pronto? Buonasera. Sì. Buonasera, da dove chiama? La provincia di Chieti. Prego, faccio la domanda. Sì, volevo fare qualche domanda al professore.
Io dovrei operarmi prossimamente per una ipertrofia prostatica. Praticamente ho un lobo, si è formato un lobo all'interno della prostata. E attualmente porto il catetere. E quello che chiedo al professore è se avrò problemi dopo, diciamo, come conseguenza, dopo l'operazione, se avrò problemi a urinare, la conseguenza di questo, sì, catetere, oppure, diciamo, sarà normale. Allora, resti in linea. Resti in linea che intanto il dottore comincia a dare qualche indicazione utile. Sì, sì, grazie. Allora, lui ha un catetere, deve essere operato perché probabilmente le medicine non funzionano più e quindi l'intervento va fatto. Ora, io dico sempre alle persone di aspettarsi, in una situazione del genere, un mesetto dopo l'intervento dove avrà bruciore a urinare, avrà sangue nelle urine e dovete ritenerlo normale. Io faccio l'esempio che se uno viene operato a un ginocchio, zoppica per un mese, e il modo per zoppicare dalla prostata è questo, cioè si sanguina un po' e brucia un po'. È il bruciore che magari dà fastidio. Ecco, molti mi fanno la domanda se possono diventare incontinenti dopo l'intervento. La risposta è no, cioè il rischio di incontinenza dopo interventi per ipertrofia prostatica è nel raggio di 2-3 per mille, quindi il rischio è molto molto basso. Quindi abbia fiducia per l'intervento, stia tranquillo. A posto? Altre domande per il dottor Pompa? Pronto? Sì, prego. Sì, praticamente io ho fatto il PSA, l'ho fatto 6 mesi addietro e avevo un valore sui 2,33. L'ho rifatto un mesetto fa e 3,88, sta salendo, cioè vedo che sta salendo. Diciamo, è normale la cosa oppure è un campanello d'allarme? No? 2,33, 3,88. No, non è un, no. Scusi, lei il catetere ce l'aveva già quando ha fatto il secondo PSA? Sì. Non doveva fare il PSA? Perché mettendo il catetere c'è un innalzamento naturale del PSA, quindi va, può buttare allora, quello di 3 rotti e tenga buono quello di 2 rotti, quindi stia tranquillo, non si preoccupi. Allora l'ho fatto inutilmente. L'esame l'ho fatto di mia iniziativa. È tutta la trasmissione che stiamo puntando su questo, di non automedicarsi e di non autofarsi. E di non insistere di non avere la fobia del PSA. Assolutamente. In bocca al lupo per l'intervento. È l'ultima domanda. Diciamo sulla potenza sessuale, cioè rimane identica oppure, non lo so, avrà qualche conseguenza? No, lei se viene operato per ipertrofia prostatica, lo ribadisco, sì, lei non perde nulla per quanto riguarda la potenza sessuale, lei perde una cosa dal punto di vista della sessualità, lei perderà, se tutto è così in regola, perderà l'eiaculazione, cioè lo sperma non ne uscirà più all'esterno ma va a finire in vescica. Tutti gli interventi ben condotti per l'ipertrofia prostatica comportano una eiaculazione retrograda. Quindi però per la potenza sessuale rimane uguale. In bocca al lupo per l'intervento, tanti auguri di buone feste. Grazie a lei. Di tutto e grazie. Buon Natale. Anche a voi, anche a lei, in bocca al lupo per l'intervento. Allora, abbiamo un'altra telefonata, Danilo? Sì. Pronto alle 8? Pronto? Non abbiamo la telefonata, vabbè, se richiamano bene. Tanto avevamo previsto nella nostra scaletta anche di parlare del tumore maligno, la prostata, chiudiamo solo parlando di ipertrofia prostatica benigna. Con la diapo 9, numero 9, è un'indicazione per la regia, diamo le indicazioni invece ai nostri telespettatori su, oltre allo stile di vita, terapie con i farmaci, come possiamo curare l'ipertrofia prostatica benigna in maniera conservativa, dottore?
Ma allora, quello dello stile di vita è molto importante, perché io faccio sempre l'esempio di quelli che bevono moltissima acqua la sera e poi si alzano la notte. È un fatto matematico, la capacità della vescica è X, cioè non, se uno beve molto, quindi a volte anche un po' di abitudini alimentari e comportamentali aiuta. No peperoncino. Il peperoncino in questa regione non è che si può vietare, esatto, perché sennò mi ammazzano, come l'uso della bicicletta, l'abuso, esatto, della bicicletta, però è un momentino di attenzione in questi due casi, bisogna farle. I veri e propri farmaci veramente importanti sono i farmaci che migliorano i sintomi, che sarebbero gli alfalitici, cioè un paziente prima ha detto che stava prendendo un alfalitico, che significa un prodotto che aprirebbe la via di deflusso per far urinare meglio, ed è un farmaco che agisce sul sintomo, mentre quest'ultimo farmaco che voi vedete lì è un farmaco importantissimo, perché diminuendo le dimensioni della prostata e la dutasteride, non incide solo sul sintomo ma anche sul futuro della storia clinica del paziente, perché tenderebbe a quel punto a bloccare la crescita, a bloccare l'ostruzione. Certo. Mio padre a 93 anni lo prende, non ho detto il nome commerciale, quindi si può dire, è un principio attivo. Principio attivo. Si può dire. A quello ci dobbiamo attenere. E quindi è un buonissimo farmaco, veramente, che ha ridotto di molto il numero di pazienti che portiamo in sala operatoria. E invece, se tutte queste opzioni conservative non funzionano, bisogna entrare in sala operatoria. Diapositiva successiva per Danilo, e poi chiudiamo anche la trasmissione. Quando si rende necessario l'intervento chirurgico, dottore? Fondamentalmente sono due i motivi. Il paziente che entra dalla porta dicendo in ambulatorio, dottore, io non ce la faccio proprio più, scusate, e malgrado le medicine che sta prendendo, e poi degli esami che dimostrano che ha ragione, perché poi noi non possiamo portare in pazienti in sala operatoria solo sulle parole, dobbiamo avere un dato oggettivo. Certo. Quei dati che dicevo prima, soprattutto la flussometria e le ecografie. Questa è una tecnica, leggo così, le faccio anche prendere un po' fiato e riesce a salivare un pochettino la sua bocca. È oggi la terapia chirurgica più consigliata ed eseguita, la resezione endoscopica dell'adenoma cresciuto, è un intervento complesso, dottor Pompa? È l'intervento che viene più eseguito al mondo. Per quanto riguarda l'ostruzione, voi potete vedere sulla sinistra, quella colorata, è l'uretra prostatica, cioè l'urina deve passare attraverso quel pertugetto che vedete nero tra, sì, i due lobi laterali. Voi potete pensare come questi due lobi possano ostruire il passaggio alla pipì. L'intervento serve a togliere quel tessuto. Quanto dura l'intervento? È in anestesia totale? Dura da mezz'ora a 45 minuti e si fa in anestesia spinale. Ricovero? Due giorni, due giorni, massimo tre. Tempi di recupero? Un mesetto, come dicevo prima. E recupera anche l'attività sessuale normalmente? Quello naturalmente non viene toccato, come dicevo prima. Generalmente bisogna passare un momentino aspetto infiammatorio e quindi un paio di mesi prima di riprendere un'attività. La faccio respirare, grazie, così, no, perché vedo che stava peggiorando. Si è seccata la gola. Troppe telefonate, è segno che abbiamo toccato nel segno di un problema che interessa tanti maschietti. Grazie, dottore. Grazie a lei sempre, grazie, dell'invito. Grazie, dottor, gentilissimo. Sì. Dottor Paolo Pompa, responsabile unità funzionale di urologia Casa di Cura Pierangeli di Pescara, grazie e auguri di buone feste, buon lavoro e buone feste. Grazie a Danilo Cinquino in regia, come sempre è perfetto, grazie a voi per aver seguito anche questa sera Pronto Medicina Facile. Ci fermiamo per la pausa estiva, ci rivediamo in diretta dalle 21 giovedì 11 gennaio, intanto per chi avesse perso qualche trasmissione le trovate su YouTube Rete 8 Salute, compreso le due puntate di questa sera dedicate ai disturbi dell'udito e alla prostata. Prendo un impegno formale, ufficiale, con il dottor Pompa, faremo una trasmissione Terrore PSA.
il valore giusto del PSA, per stare tranquilli, qual è? Non esiste. Non esiste. No. 0,00. Quello è dopo gli interventi chirurgici di prostatectomia radicale, altrimenti non esiste in realtà un valore sicuro per fare una diagnosi. In qualche modo è molto importante il trend, questo, su questa cosa bisogna stare molto attenti, come varia nel tempo. Grazie, grazie. Niente, grazie, grazie al dottor Pompa, grazie a tutti voi, auguri di buone feste, che siano veramente serene, cariche di gioia e di felicità, ne abbiamo tanto bisogno in questo periodo, ne hanno tanto bisogno in determinate parti del mondo, dove evidentemente sarà un Natale completamente diverso. Speriamo veramente che possa tornare un po' di pace in questo mondo. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo l'11 gennaio alle ore 21. Serene feste a tutti.